Oggetto numero 7, interroga la consigliera Fioroni, risponde l'assessore Morroni, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno Assessore Morroni. L'oggetto dell'interrogazione riguarda il supporto e il sostegno alla filiera suinicola e si ricollega ad una mozione di cui parlerò dopo, già presentata in aula, di cui sono prima firmataria ed approvata nel settembre del 2021. La filiera suinicola in Umbria rappresenta un importante componente dell'economia agricola, incidendo su di essa per l'11%, quindi e anche nel comparto della zootecnia chiaramente e anche nella produzione agroalimentare della nostra regione, non soltanto con la produzione di carne suina ma anche con tutti i prodotti derivati. In questo momento, oltre a quelle che sono problematiche e criticità che si protraggono nel tempo, abbiamo tre fattori molto preoccupanti che incidono sulla filiera suinicola. Il primo chiaramente riguarda la peste suina africana, assessore. Sappiamo che attualmente non è un pericolo imminente nella nostra regione, ma l'interrogazione è stata depositata prima che si trovassero i casi al confine della nostra regione, quindi nel Lazio. E in realtà sappiamo che la regione già si è attivata con l'assessore Coletto attraverso cordoni sanitari, attraverso l'istituzione di una task force, una continua collaborazione con le regioni limitrofe. Sappiamo che si sta facendo comunque un'opportuna programmazione per prevenire qualsiasi tipo di infezione nella nostra regione per peste suina. Però sappiamo anche che da un lato, e qui apro un inciso perché è sempre comunque importante nel nostro territorio, che la specie cinghiale è uno dei vettori, dei veicoli più pericolosi per la peste suina e quindi è necessario continuare a portare avanti chiaramente delle operazioni straordinarie per eliminare la specie cinghiale e per contenerle. Su questo la Lega ha sempre fatto le proprie proposte. D'altra parte l'elemento diciamo, che è collegato alla pericolosità, collegata alla peste suina, non è l'unico problema che in qualche modo preoccupa, e lo vediamo anche dal documento della Coldiretti che è stato prodotto proprio nell'ultimo maggio, non è l'unica problematica che preoccupa gli allevatori, perché sappiamo che insieme a questa i danni, gli effetti provocati dalla pandemia per chiaramente il lockdown, per le restrizioni, per le problematiche legate alla ristorazione, al catering, anche per in qualche modo i periodi di restrizione e di in qualche modo limitazione del turismo e quindi di quella che è la possibilità di poter godere delle nostre eccellenze agroalimentari, hanno anche tutte queste problematiche in qualche modo inciso sul comparto, come del resto e non in ultimo gli effetti dell'attuale evento bellico, perché l'aumento delle materie prime, del costo dei mangimi come del costo dell'energia chiaramente preoccupa e incide notevolmente sul lavoro dei nostri allevatori. Ritornando alla mozione, Assessore, nella mozione si chiedeva il supporto e il sostegno alla filiera suinicola umbra, allorquando non avevamo ancora problematiche come quelle derivanti dalla crisi ucraina, però comunque c'erano già necessità di intervento in merito. E si chiedeva di supportare appunto la filiera, soprattutto alla luce dell'eccellenza della produzione dei nostri prodotti umbri e quindi la produzione e lavorazione di carne umbre certificate e garantite. Si chiedeva la riattivazione dei mattatoi per concludere la filiera, nonché chiaramente un'attenzione particolare
all'innovazione e quindi a tutto quello che poteva essere connesso allo sviluppo e al non soltanto alla resilienza nel periodo pandemico, ma una ripresa costante di questo comparto che, ripeto, pesa molto nella nostra economia agricola e fa essere l'Umbria nella top 10 delle regioni italiane per numero di allevamenti e addirittura la quinta regione per macellazione di carne, quindi suina. Quindi credo che su questo debba essere sempre fatta l'opportuna attenzione e siamo qui per questo ad interrogare la Giunta, in particolare l'assessore Morroni, per sapere quali misure sono state adottate proprio per il supporto della filiera e se ci sono progetti in fieri per arrivare a questo obiettivo. Grazie. Il decreto legge 17 febbraio 2022, il numero 9, prevede che le regioni e le province autonome redigano un piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini d'allevamento e nella specie cinghiale, al fine di attenuare il rischio di introdurre la malattia in territori indenni e l'eradicazione della peste suina africana nei territori in cui la stessa è presente. I servizi interessati hanno predisposto il piano, che sarà ora presentato ad ISPRA e a CEREP, che è il Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine, per la necessaria valutazione e la formulazione di eventuali correttivi da apportare alle azioni gestionali. Nell'ambito delle azioni da attuare per il controllo della specie cinghiale, specie direttamente coinvolta nelle attività gestionali interessate dal PRIU, la Giunta regionale ha già deliberato con proprio atto numero 465 del 18 maggio 2022 di rafforzare le attività di controllo e contenimento della specie cinghiale, dando mandato al Servizio Foreste, Montagne, Sistemi Naturalistici e Faunistica di individuare con specifico atto le aree dove intensificare gli interventi di contenimento e gli obiettivi da perseguire in termini di controllo numerico della popolazione della specie cinghiale. Tale individuazione deve essere effettuata tenendo conto prioritariamente delle aree che presentano innanzitutto un più elevato pericolo di trasmissione e contagio della peste suina, come indicato nelle mappe di rischio elaborate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nell'ambito del piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della peste suina. In secondo luogo, un impatto più elevato in termini economici derivanti dai danni causati dalla specie cinghiale alle coltivazioni agricole ed infine maggiori rischi per la circolazione stradale. Le determinazioni che verranno assunte saranno trasmesse agli ambiti territoriali di caccia per un loro coinvolgimento diretto attraverso la predisposizione di integrazioni della pianificazione delle loro attività di gestione venatoria e del controllo contenimento della specie cinghiale. In aggiunta a questi provvedimenti, la Giunta nei giorni scorsi ha deliberato l'attivazione di una misura per consentire l'installazione di recinzione negli allevamenti allo stato brado e semibrado, anche questo intervento naturalmente in un'ottica di tutela e di salvaguardia degli allevamenti stessi rispetto al rischio di propagazione della peste suina. Per quanto attiene gli interventi a sostegno di questa importante filiera, posso ufficializzare che nella seconda parte dell'anno, nell'ambito di una strategia tesa a proseguire il percorso di costituzione e sviluppo di filiere che ha avuto nei mesi passati delle tappe significative, con il completamento della filiera del nocciolo, con il lancio della filiera dell'olivicoltura, quella del tartufo ed infine quella del luppolo. Proseguendo lungo questo cammino, nella seconda parte dell'anno attiveremo una serie di confronti proprio finalizzati a verificare la possibilità di attivare una filiera suinicola nella nostra regione. Tale iniziativa naturalmente risponde alle sollecitazioni che erano state espresse anche con la mozione che lei stessa ha richiamato e che trovano la Giunta regionale e l'assessorato perfettamente in sintonia con riguardo al proposito di individuare in questo settore una delle, come dire, caratteristiche di pregio del nostro territorio e uno degli ambiti ai quali guardare con il proposito di
rafforzare e sviluppare ulteriormente questa branca della nostra agricoltura. Grazie. Collega Paola Fioroni per la replica. Grazie Vicepresidente, grazie Assessore per la risposta e soprattutto per gli intendimenti espressi che porteranno a concreta attivazione in questo piano e progetto di sostegno e supporto alla filiera suinicola che, come ho detto io in premessa nell'istruzione dell'illustrazione di questa interrogazione e lei ha confermato, erano già contenuti nella mozione di settembre, ma che riteniamo in questo momento siano necessari perché chiaramente la filiera è importantissima per l'economia della nostra regione, perché in questo momento, un momento di difficoltà un po' per tutti i comparti, come ho detto precedentemente, il comparto, questo particolare settore sta soffrendo per gli effetti di varie situazioni che si sono sommate, concatenate l'una all'altra, per cui c'è la necessità di salvaguardare un settore, un comparto così importante e i nostri prodotti che sono messi anche in discussione e in pericolo da talvolta dalle strategie europee. E qui ricordo anche la mozione che abbiamo approvato in quest'Aula, di cui ero sempre prima firmataria, riguardante la tutela del Made in Italy, quindi dei prodotti italiani e anche chiaramente dei prodotti Made in Umbria, contro idee e processi come il Nutri-Score o quel fenomeno che viene definito come Italian Sounding, che vuole in qualche modo replicare i prodotti italiani senza averne certificazione e qualità conforme. Quindi continueremo chiaramente a proporre la nostra fattiva attiva collaborazione per e magari ad interrogarla nuovamente nel proseguio per comprendere quali azioni sono state poste in atto e quali possano essere più efficaci e più realmente possano essere uno strumento per il sostegno del settore. Grazie. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 8. Interroga il consigliere Nicchi, risponde l'assessore Morroni. Prego. Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione riguarda una verifica della concessione d'uso al Parco Sette Frati e le strutture connesse ad esso. Premesso che nell'anno 2017 è stata sottoscritta una concessione in uso pluriennale tra l'Agenzia Forestale AFOR e il concessionario WOW Sustainable Solutions SRLS. Il Montepeglia, dove insiste il sito in questione, è stato dichiarato riserva mondiale della biosfera dall'UNESCO. Inoltre è già in programma, per come pubblicizzato, un evento di musica rock, techno e altro denominato WOW Festival per il periodo 13-16 agosto, per il quale si stimano presenze non inferiori a 5.000 persone. Riscontrato che, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario ha provveduto a versare una cauzione tramite polizza fideiussoria per un importo pari ad una sola annualità di canone, quando lo stesso ha la durata di 6 anni, e ha previsto il versamento del canone annuo anticipatamente all'inizio di ogni annualità. Tenuto conto che tra i diversi obblighi del concessionario sono previsti la pulizia generale delle strutture, l'eventuale completamento dell'allestimento interno, la manutenzione ordinaria, la pulizia ed il decoro delle aree in concessione aperte al pubblico, la tempestiva segnalazione ad AFOR di danni alle strutture e l'eventuale necessaria manutenzione straordinaria. Il funzionamento del camper service con apertura al pubblico non ci risulta che sia mai stato attivato. L'organizzazione di almeno 2 iniziative promozionali e di animazione secondo il piano di gestione e sviluppo presentato ed approvato. Anche qui non risultano organizzate iniziative di alcun tipo. L'allaccio delle utenze idriche ed elettriche, di rinnovo delle licenze sanitarie e commerciali sono a carico del concessionario, il quale fino alla data di accollo a proprio carico deve provvedere ad un rimborso forfettario di euro 700 annui.
È ovvio che quando si stipula una convenzione di questo genere, in attesa di fare le volture delle forniture elettriche, acqua e quant'altro, si usa fare e prevedere un ristoro in attesa di fare sostanzialmente poi a proprio nome le utenze. Qui però dal 2017, in realtà, quando è stata sottoscritta la convenzione, si è sempre utilizzata questa possibilità, quindi ormai sono più di 5 anni e sostanzialmente andrebbero fatte le volture dell'energia elettrica, acqua e quant'altro. La manutenzione generale attraverso il numero 3 interventi annuali di taglio erba, la potatura del campo di lavanda e la cura dei sentieri. In particolare il campo di lavanda era un campo che ricopriva circa mezzo ettaro e era veramente importante e noto a tutti. Ci risulta addirittura che questo campo sia stato arato. Il divieto di ogni forma di subconcessione non preventivamente autorizzata, anche solo parziale. A noi risulta esserci delle attività come il bar e non sappiamo ovviamente se sono state preventivamente autorizzate. L'AFOR ha l'obbligo contrattuale di esercitare il monitoraggio e il controllo dell'operato di gestione. Considerato che tutto quanto sopra esposto costituisce obbligo contrattuale, pena la facoltà del concedente di risoluzione contrattuale. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale e l'assessore competente a verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali in capo sia al concedente che al concessionario, con particolare e puntuale riferimento ai punti sopra citati, e conoscere l'attuale stato di conservazione dell'area di interesse e a valutare inoltre la compatibilità dell'evento in programma con la vocazione naturalistica dell'area nel cuore della riserva MAB UNESCO, considerata l'elevata densità di biodiversità con specie faunistiche e floricole rilevanti per l'evidente impatto ambientale che esso comporta. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Grazie presidente. Consigliere Nicchi, i beni immobili di cui alla concessione d'uso appartengono al patrimonio agroforestale regionale, ubicati in comune di San Venanzo, destinati a strutture ricettive presso l'area attrezzata denominata Parco Sette Frati ed assegnati in gestione all'Agenzia Forestale Regionale. Pertanto quanto riferito è basato sulle informazioni rese disponibili dalla stessa agenzia. La concessione in parola è disciplinata con concessione contratto 636 del 14 giugno 2017 con una durata di anni 6 e scadenza al 23 maggio 2023. Il procedimento amministrativo per la concessione pluriennale ha avuto avvio mediante procedura di evidenza pubblica disposta con determinazione dirigenziale numero 667 del 29 marzo 2017, resa nota mediante avviso pubblicato in data 31 marzo 2017. Successivamente, al termine della procedura di evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale la numero 931 del 27 aprile 2017, è stato disposto di procedere all'aggiudicazione della concessione dei beni immobili sopra elencati a favore di WOW Sustainable Solution SRLS, con sede in Nettuno, Roma, via Augusto D'Andrea numero 12, rappresentante legale il signor Luca Blasi. Come ogni anno, il concessionario ha richiesto all'Agenzia, con noto protocollo numero 23334 del 24 maggio 2022, l'autorizzazione alla subconcessione dell'attività di bar ristoro e relative pertinenze a favore della società Locanda del Borgo SNC, allegando all'istanza il contratto di comodato d'uso oltre al programma degli eventi per la stagione estiva 2022. Lo stesso concessionario ha comunicato che quest'anno tornerà in WOW Festival, evento di rilevanza internazionale che si terrà dal 13 al 16 agosto 2022. L'Agenzia, con autorizzazione protocollo numero 25207 del 6 giugno 2022, ha accolto l'istanza del concessionario, stabilendo chiaramente, comunque sia, che tutte le obbligazioni contrattuali sancite con il contratto di concessione 636 sopra richiamato restano in capo esclusivamente ed interamente al concessionario WOW.
L'Agenzia provvede alla gestione del contratto con le richieste di pagamento del canone annuale e del relativo rimborso forfettario delle spese idriche ed elettriche, sollecitando, se necessario, la regolarizzazione di quanto dovuto. Si segnala a tal proposito che a seguito dell'emergenza pandemica il concessionario ha chiesto all'Agenzia la dilazione del pagamento dei canoni 2019-2020, posticipo che è stato accolto con atto dirigenziale numero 3745 del 31 dicembre 2020. I pagamenti dovuti sono stati corrisposti in parte, mentre il canone anno 2021 è stato versato, manca tuttavia il saldo di euro 281,30 e il rimborso spese annuale di circa 700 euro, di euro 700. Si evidenzia che il concessionario, inoltre, con nota del 28 marzo 2022, protocollo 14750, ha manifestato l'interesse e la volontà di operare interventi strutturali necessari al miglioramento e potenziamento dell'area turistica, con spese da recuperare a scomputo sul canone annuale. L'Agenzia ritiene che l'istanza al momento non può essere presa in considerazione, in quanto il contratto scadrà nel prossimo mese di maggio 2023, senza peraltro possibilità di proroga o rinnovo automatico della concessione. Inoltre l'Agenzia provvede alla verifica delle condizioni dello stato delle strutture e dei luoghi oggetto della concessione nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, con particolare riferimento al decoro generale, alla pulizia e alla corretta manutenzione degli immobili affidati in gestione al concessionario. Il controllo viene eseguito di norma prima dell'avvio della stagione estiva e alla chiusura dell'attività, provvedendo, qualora necessario, a sollecitare il concessionario a svolgere i lavori di manutenzione ordinaria non eseguiti. Tali controlli vengono eseguiti dal personale dell'Agenzia della sede di San Venanzo, che ha sempre verificato la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione da parte del concessionario, così come stabilito dall'impegno contrattuale assunto. In riferimento alla richiesta di valutazione della compatibilità dell'evento in programma con la vocazione naturalistica dell'area interessata, si fa presente che il Parco di Sette Frati non ricade né all'interno di un sito Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva Habitat 9243, né in una delle tre aree naturali protette che caratterizzano il sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale, il cosiddetto STINA, e precisamente Selva di Meana a Leona, Bosco della Melonta e San Venanzo. Pertanto non si evincono vincoli ostativi allo svolgimento delle attività recreative descritte alla luce delle considerazioni sopra riportate. Relativamente alla riserva Mabunesco, le attività descritte si ritengono compatibili anche alla luce della storicità di utilizzi analoghi dell'area e delle attività di conservazione e tutela della biodiversità che nelle aree Mabunesco si coniugano con lo sviluppo di economie locali. Grazie. Chi ho interrogato? Ah, replica, prego. Grazie Assessore per la risposta precisa e puntuale, anche se in alcune cose sono state chiarite, ma altre non abbiamo avuto riscontro. Ad esempio, nella convenzione, come si diceva, si faceva riferimento in particolare a un importante campo di lavanda che, torno a ripetere, risulta essere arato e invece sostanzialmente doveva essere mantenuto da parte della struttura. Chiaro che le risposte ovviamente favorevoli rispetto alla compatibilità dell'evento che è stato valutato, quindi questo prendiamo atto, e la richiesta nell'interrogazione era se questo fosse stato fatto o meno, e anche la richiesta preventiva di per quanto riguarda l'affidamento a un terzo soggetto, in questo caso il gestore del bar. Ad esempio l'area camper che è prevista non ha nella sua risposta citato il fatto che l'area camper non sia stata mai attivata, e questo era un altro punto della convenzione. Noi prendiamo atto della risposta, anche se in alcune diciamo probabilmente gli uffici non le hanno dato, non le hanno messo a disposizione queste notizie, magari
ci troveremo prossimamente a fare una nuova interrogazione anche su punti più precisi. La ringrazio comunque e le gradirei se potesse fornirmi la relazione dettagliata che lei ha esposto oggi. Grazie.